Grazie a tutti. Allora, innanzitutto quindi volevo ringraziarvi perché nonostante tutto questo bel LAM, per noi è una grande soddisfazione, abbiamo 200 persone in lista d'attesa, vi dovrebbero dato nei programmi di sala anche i prossimi appuntamenti di questo percorso. Allora, due cose, mentre intanto invito, se possono venire sul palco, da qui non vedo, Alessandro Cervo della cooperativa Agora, che è il nostro braccio destro e sinistro, e il dottor Roberto Gabrielli della direzione di Intesa San Paolo regionale di Lazio e Abruzzo. Allora, passerei la palla a loro e poi partiamo con il concerto. Alessandro, vai. Buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi e soprattutto di essere intervenuti con entusiasmo. Volevo ringraziare tutti, ma in particolare volevo ringraziare i musicisti della Scuola Popolare di Musica di Don Olimpia e gli operatori socio-assistenziali di Agorà. Tutti hanno contribuito affinché questo evento avesse luogo, ma sicuramente queste due categorie di persone hanno dato qualcosa in più e, ripeto, hanno messo nel loro lavoro professionalità, passione, ma soprattutto professionalità, perché così come i musicisti hanno contribuito, ripeto, e gli operatori di Agorà che hanno permesso, hanno facilitato e permesso la costituzione dei gruppi e delle varie sezioni. Questo evento non è un evento fine a se stesso, ma come diceva Checco, è un percorso che stiamo portando avanti dal 2021 in maniera strutturata, è un percorso che ci piace che sia dentro una cornice istituzionale e arricchita anche da finanziamenti privati come da parte di Banca Intesa. Quindi grazie a tutti e buono spettacolo. Alessandro, a te qui la maglietta dell'orchestra. Il dottor Gabriele. Grazie. Devo dire, sono molto emozionato questa sera di essere qui con voi in rappresentanza di Intesa San Paolo, perché crediamo molto in questa iniziativa. Peraltro fra poco ascolteremo musica. La musica è un'arte che ha una grandissima forza, una forza di includere, la forza di rompere quelli che sono gli ostacoli, le barriere e renderci veramente tutti uguali. E proprio sull'inclusione sociale, sulla solidarietà, sulla lotta al contrasto delle discriminazioni, Intesa San Paolo lavora da tanti anni e lo facciamo in tanti modi. Beh, in primo luogo sono presenti nel nostro piano d'impresa che abbiamo presentato nel 2022 e fanno parte proprio del pilastro della sostenibilità. Ma lo facciamo grazie alla direzione Impact. Sono 600 tra colleghe e colleghi presenti in tutta Italia che lavorano a fianco degli enti del terzo settore e delle organizzazioni no profit. Tenete conto che un terzo di questi enti sono clienti di Intesa San Paolo, quindi abbiamo una grande responsabilità nei loro confronti. Abbiamo creato recentemente a Brescia una struttura che si occupa di contrasto alla povertà e abbiamo messo a disposizione 1,5 miliardi di risorse che verranno spese da quest'anno al 2027. E poi abbiamo tanti programmi, tra cui il programma Formula, quello che ci ha consentito di conoscere la Scuola di Musica Popolare di Donna Olimpia, che ringrazio, di conoscere la cooperativa Agorà e soprattutto i magnifici componenti dell'orchestra ravvicinata del terzo tipo. E li abbiamo incontrati un anno fa nel nostro cammino, quando insieme con CESVI, con cui collaboriamo da anni e che ringrazio, li abbiamo scelti in un progetto di raccolta fondi tramite la piattaforma For Funding, che ci ha consentito nel secondo trimestre dell'anno scorso di poter raccogliere oltre 150.000 euro che abbiamo ovviamente tutto donato alla Scuola di Musica Popolare e alla cooperativa, affinché il progetto dell'orchestra ravvicinata del terzo tipo possa veramente andare avanti. E credo che una giornata come questa testimoni quanto questo progetto sia forte, sia valido e abbia secondo me le gambe per poter fare un lunghissimo cammino. Quindi grazie a loro, grazie a tutti coloro che hanno donato, grazie a tutti. Si stanno preparando i ragazzi, due cose proprio prima di iniziare. Vorremmo che si potesse capire
il lavoro che c'è dietro le quinte. Vedrete sul palco 100 persone, ce ne sono altrettante che lavorano che non staranno sul palco oggi. Perché lavorare in questa direzione vuol dire mettere insieme, fare rete, cultura, sociale, istruzione, fare rete, terzo settore, istituzioni private e pubbliche, fare rete, mettere insieme musicisti, persone con difficoltà, operatori sanitari. E per esempio quest'anno una cosa che per noi è molto importante, abbiamo avviato dei percorsi di PCTO che sono l'ex alternanza scuola lavoro, e abbiamo avuto questa esperienza bellissima con i ragazzi del Kennedy, e la stiamo avviando anche in un altro liceo, e per noi è la chiave di volta per poter allargare questa comunità creativa. Di progetti simili ce ne sono validi e molti in tutta Italia, quindi non siamo gli unici, ma siamo unici nella tipologia di modello. Allora, noi crediamo che essenzialmente di ribadire attraverso anche il vostro aiuto il diritto alla bellezza come un diritto naturale per tutti quanti, e bellezza e libertà diventano il motore, le libertà, il motore per costruire delle comunità, comunità creative e comunità anche d'altro genere. Noi abbiamo un sogno: il prossimo anno scolastico noi faremo 50 anni di attività, è una sorta il nostro giubileo. Noi vorremmo che nel giubileo cittadino, insomma, potessero questo tipo di esperienze, quindi non solo la nostra, diventare delle realtà stabili, dei servizi al territorio e alla comunità e dei servizi alla persona. Per fare questo, rimboccandoci le maniche, senz'altro possiamo fare tutti insieme uno sforzo. E il secondo sogno: vogliamo diventare una comunità infestante anche grazie a voi. Grazie. Allora scusate altri due minuti perché è arrivato in tempo il sindaco, gli chiedo di salire. Ma buonasera, è un grande piacere essere riuscito a passare a fare un saluto e ringraziarvi davvero, ringraziare l'Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo, la Scuola Popolare di Musica di Don Olimpia, la Cooperativa Sociale Agorà, la ASL Roma M3 e tutto questo lavoro straordinario che state realizzando con tanti anche supporti importantissimi per costruire questa realtà. Io sono davvero felice che lo riusciate a fare. E credo che sia un connubio importantissimo quello di aiutare con la musica un percorso di crescita, di integrazione, e credo che la musica possa in realtà esaltare la specialità di ciascuno di voi, di tutte le ragazze e dei ragazzi che possono affrontare un percorso artistico e mostrare e avere una strada per esprimersi e per fare cose belle, per imparare cose belle e anche per insegnare cose belle, perché la bellezza di questi percorsi di integrazione e di dialogo è che tutti imparano qualcosa e tutti insegnano qualcosa. E quindi io sono davvero qui innanzitutto per ringraziarvi, per ascoltare un po' di buona musica, lo farò con grande piacere, e per dire che insomma noi speriamo di riuscire anche a aiutarvi a rendere questa esperienza, questa orchestra stabile, insomma una realtà importante. Tanto stiamo filmando tutto, quindi. Esatto, una realtà importante, ci lavoreremo. Insomma a Roma stiamo cercando di aiutare il più possibile la musica a essere un grande vettore di cittadinanza, lo facciamo in tanti modi, in tante forme, e questo credo sia una delle forme e delle esperienze più belle, e quindi merita insomma di essere nel panorama della nostra città, delle sue esperienze sociali, artistiche e culturali, insomma, sostenuta, aiutata. Quindi davvero grazie davvero per tutto, e insomma non vedo l'ora di ascoltare e di godermi la vostra musica. Grazie a lei. Nei giorni scorsi ci ha lasciato Giovanna Marini.
50 anni fa sono state fondate la Scuola Popolare di Musica di Donna Olimpia e la Scuola Popolare di Musica di Testaccio. La differenza è che noi eravamo 4 ragazzi del quartiere, mentre Testaccio è nata da Giovanna Marini e i più noti jazzisti del tempo. Giovanna è sempre stata per tutti noi un punto di riferimento. Ha inventato un modo di insegnare il canto popolare con un rigore ed un approfondimento prima di lei nemmeno immaginati. Ha cambiato il pensiero culturale. Pensiamo a quanto si è trasformato il mondo della didattica musicale proprio per l'opera di persone come lei. Vogliamo dare un abbraccio grande alla sua famiglia, a Checco e Silvia Marini, agli amici di Testaccio. Non la dimenticheremo mai. A lei dedicheremo oggi questo concerto. Vi auguro una volta di avere questo gusto, questo piacere di essere tanto dentro la cosa da dimenticarvela. Cosa feci io allora? Io mi fermai e dissi al pubblico, mi sono dimenticato tutto. Mi sono dimenticato tutto, eh? Non è l'emozione generica che uno dice quando ha preso una stecca. Il pubblico capì che me ne ero dimenticato per amore e mi ripagò con l'applauso forse più gratificante della mia carriera. Thank you.
Love.
Sometimes I
dico il mio nome è Paolo Pecorelli e sono il pilota di questa astronave impazzita qua dietro. Per inciso il nome è Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo e gradiremmo faceste un altro lunghissimo applauso, grazie. Sulle mani tutti, grazie. Vorremmo avere un vostro ricordo, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani tutti. Perfetto. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Perfetto, cominciamo a presentare lo straordinario ensemble qua dietro. Sarà una strada un pochino lunga, accanto a me, sopra di me, spesso di lato durante questo anno lunghissimo, infaticabile nella progettazione e soprattutto presente e dedigna quando sembrava che questo progetto dovesse interrompersi. Signori e signori, il direttore della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, Checco Galtieri! A seguire il nostro straordinario giardino sonoro, sonorizzatori finissimi, a dimostrazione che la musica si può fare con qualunque mezzo, Alessandro Brenna, Ludovica Mattia, Cristian Moretti, Eleonora Di Peri, Camilla Campagna, Daniela Di Pinto, Roberto De Paoli. Dovete sapere che l'unico motivo per cui sono vestito qui in questa maniera un pochino desueta è anche il mio collega. Dov'è finito il mio collega Emanuele? Bruno? Ah, si è andato là, si è scappato. È questo signore qua che era ai surdi, signori, Simone Bottazzi! A seguire i cori, le voci del casaletto, esercitazioni corali, vocal ensemble diretti da Sonia Russino, Marzia Mencarelli e Cecilia Amici! Il nostro metronomo ritmico, precisi come una lama di rasoio, il gruppo Leietti, Cristina Caprioletti, Salvare Amati, Stefano Carta, Riccardo Volpicelli, Alessio Bartolo, Ilario Rivieri, Daniele Ciocchini. Vogliamo chiamare qui sul palco il nostro primo super ospite della serata, ovvero Claudio Simonetti. Seguire il corpo centrale della nostra orchestra, il gruppo Corone Triangoli Sonagli che più che ne ha più ne metta, Filippo Prile, Arianna Mosca, Francesco Rustico, Matteo Leporelli, Edoardo Venanzino, Camilla Gianotti, Francesca Mattei, Daniele Dosti, Claudia Cardinali, Giada Conti, Andrea Bartolucci che ha anche cantato, Tiziana Magrini, Concetto Amata, Amato, Serena Onnis, Andrea Toro, Francesca Forraro. Acquisto di quest'anno, un percussionista davvero straordinario, signori e signori, tamburi a cornice, che più ne ha più ne metta, Cristian Pira. E assieme a lui il suo mentore, il suo insegnante, il suo maestro, il nostro secondo super ospite, ovvero Nando Cidorella. Ai fiati la parte della saggezza del nostro organico, avete visto abbiamo un sacco di giovani leoni ma lassù abbiamo tre uomini davvero saggi, ovvero Marco Conti al sassofono e clarinetto, Luca De Gallo alla tromba e il presidente della Scuola Popolare, il direttore della Scuola Popolare di Musica dell'Olimpia, Stefano Ribeca. Servitonet qua dietro, quest'oggi ci manca una ragazza che si è sentita poco bene, però le presentiamo tutte e tre comunque, Valentina Altieri, Claudia Orbat e l'impagabile volontaria Sara Robustelli. Alla chitarra, uno dei giovani leoni di questo ensemble, signori e signori, Andrea Spigliozzi. Lui Alessandro Viali al basso elettrico, il nostro motore pulsante, la nostra batteria di tamburi, ai surdi Alessia Gentili, Simone Bottazzi, Alessio Nichinoni.
signori, un davvero un giovane fenomeno, infaticabile, preciso come una lama di rasoio, quasi mi fa paura. Signore e signori, Francesco Paradisi Micoli! Alle tastiere un altro giovanotto, davvero anche lui eccezionale, Daniele Mancini! Classe, puntualità, precisione, voce straordinaria a mio parere, eleganza alla voce, con me sul palco Asia Cannole! E sempre in tema di voci, il terzo e ultimo super ospite della serata, ovvero Niccolò Fabi! Studenti e le studentesse del liceo scientifico statale JF Kennedy che con noi hanno condiviso questo straordinario percorso di incontro, di relazione soprattutto, perché noi non vogliamo includere nessuno, non vogliamo far diventare nessuno uguale a noi, vogliamo dargli la possibilità di avere diritto alla bellezza. Luca Maiola Tesi, Claudia Terracina, Giulia Di Lorenzo, Margherita Piacenti, Edoardo Pagano, Sofia Anania, Nicola Gioverruscio, Costanza Fusco, Francesco Giordano, Alessandro Cattulli. Al pianoforte, tastiera e fisarmonica, un membro permanente della nostra equipe musicale e autore della maggior parte degli arrangiamenti che avete ascoltato qui stasera, ovvero il mio sodale Emanuele Bruno, vestito come uno scemo come me. Alla conduzione, il nuovo acquisto di quest'anno, il motore centrale della nostra ritmica, signore e signori, Luca Liborati. Dulcis in fondo, quasi, due donne straordinarie che oltre a supportarmi mi sopportano per tutto l'anno e non avete idea di quanto sia complicato sopportarmi. Probabilmente qualcuno che è in sala lo sa anche. Comunque, gentilezza, anzi soavità, leggerezza, ma soprattutto amore per questo lavoro. Emanuela De Bellis, Federica Galletti! Se siamo apparsi un pochino più belli di quanto sembravamo, il merito è alle luci di Giulia Pastore. E alle scenografie che Lorenzo Terranera ha curato con tutti loro. Questi due pannelli sono opera di Lorenzo Terranera e soprattutto loro. Alla fonica Luca Balsamo lassù, se avete sentito bene il concerto è merito suo, quindi un grande applauso anche a Luca Balsamo. Insostituibile l'assistenza tecnica e la progettazione di questo evento davvero folle, Federico Franza, Umberto Sartini, Amo Svigna, Luciana Puccinelli. Bene, è arrivato il momento dei ringraziamenti e ci abbiamo verso la conclusione di questa fatica. Non ci chiedete un bis perché questo è come se lo fosse e poi siamo esausti, vogliamo andare a casa. Grazie innanzitutto a Intesa San Paolo e Cespi che con il sostegno di quest'anno ci hanno permesso di arrivare qui e ci hanno permesso di fare tante altre cose assieme a questo. Presto faremo altro e presto ci rivedremo. Grazie ancora Intesa San Paolo e Cespi. Grazie al sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri che è stato qui questa sera nella speranza che questo progetto si possa moltiplicare nella nostra città e in altre, e se avete bisogno di sapere come si fa ve lo spieghiamo noi senza problemi. Grazie alla direzione regionale Intesa San Paolo Lazio Abruzzi Abruzzo e in particolare il dottor Roberto Gabrielli. Grazie a tutto lo staff della cooperativa sociale Agorà che ci assiste e si prende cura di queste persone, operatori, assistenti sociali, tutti. Grazie alla SL Roma 3 e grazie all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone,
in particolare Berta Zezza, Ginevra Mazzacurati, Antonio Dentino e tutte le maestranze che oggi ci hanno accolto con calore, amore e davvero tanta dedizione. Facciamogli un applauso perché se lo stramerita. Grazie al Liceo Scientifico Statale JF Kennedy che ha permesso questa speciale sperimentazione di mescolarci con alcuni studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro e in particolare alla dirigente scolastica Lidia Cangemi e al professor Simone Colafranceschi. Grazie soprattutto alle famiglie dei nostri orchestrali e soprattutto a loro perché sono oltre 35 settimane di prova queste qua, facciamogli un applauso davvero grandissimo. Grazie a tutti voi per essere qui stasera e ricordate che là fuori abbiamo anche del merchandising, se volete continuare a sostenerci comprate qualcosa. E soprattutto ricordatevi che la musica è una forma di amore, come abbiamo dimostrato questa sera. L'amore è libertà, partecipazione e quindi abbiamo proprio bisogno di tanta buona musica e abbiamo soprattutto bisogno che questa musica si venga trattata bene perché può fare del bene. E 1, 2, 1, 2, 3, 4. Un saluto deferente al generale Vannacci.